Ma Una è una coreografia creata da Cristina Golin, che fa parte di questo progetto che si chiama Be Lockdown, una serie di video di danza che troverete sul canale YouTube Video Art Project ogni giovedì sera alle ore 21. Ma Una è la coreografia creata da Cristina Golin, la regia è sua e di Fabrizio Barriale. Gli interpreti sono Rebecca Moriondo e Gianni Camperchioli, la musica è di Lamberto Curtoni e l'assistenza di questo progetto è della bravissima Micaela Rimundo. Questo progetto è nato perché io, Alessandro Angiolani, che vivo a Brescia, una città particolarmente colpita dal Covid, e Cristina ci siamo telefonate per tutto il tempo del lockdown e abbiamo cercato di capire quale fosse il nostro futuro, il futuro della danza, il futuro di tutto. Brescia è una città particolarmente colpita dal Covid, quindi questo, diciamo, era una città immersa in questo silenzio irreale, rotto solo dalle sirene delle autoambulanze. E Cristina, con questo suo progetto di videodanza, è riuscita a cogliere perfettamente questo senso di disorientamento, di solitudine, ma forse anche di speranza che abbiamo tutti vissuto in questo lockdown. Ma Una quindi è un progetto, è un, diciamo, un video di danza che fa parte di questi 13 appuntamenti che troverete sempre giovedì sera su questo canale YouTube Video Art Project. Non dovete mancare. Questo progetto è legato anche ad una raccolta fondi, per cui vi connetterete poi sul sito di Assodanza e donerete. Ed è stata pensata proprio per dare modo ai danzatori e ai coreografi che fanno parte di questo progetto di produrre questi video che sono una descrizione di quello che ciascuno di noi ha vissuto durante il lockdown. Sono un gesto forte che vuole dimostrare che la danza è ancora viva, malgrado sia ancora ferma, purtroppo. Quindi questo gesto deve essere condiviso, deve essere divulgato e soprattutto mi è piaciuto molto come Cristina ha sintetizzato in questa parola questo senso di straniamento e di forse anche un po' follia che c'è stato durante questo lockdown, soprattutto per chi con l'arte vive, per i danzatori, per chi vive di danza. Ma Una è un silenzio cosciente che ci fa vedere meglio il mondo che ci circonda. Thank you.
Inception è stato realizzato partendo da uno sguardo introspettivo. Nel periodo del lockdown, della chiusura, è stato un periodo lungo, però dal punto di vista anche grandi momenti per riflettere, perché mi sono reso conto che le giornate diventavano sempre più ripetitive, i gesti sempre più ripetitivi, e quindi è stato un modo per sfuggire, per uscire fuori tramite il pensiero. Inception è un'idea che è venuta ad Hector in prima fase, era venuta fuori da entrambi questa idea del tempo dilatato e della continua ripetizione di alcuni gesti che venivano fatti continuamente tutti i giorni. E questi tempi dilatati hanno favorito anche il pensiero, e la mente ha lavorato tantissimo, quindi siamo stati tutti costretti a fare i conti un po' con noi stessi e un po' con le paure che il periodo ci stava presentando e che tuttora ancora, diciamo, ci presenta. Per questo motivo è nata l'idea della cantina, di un posto che fosse chiuso, che fosse monocromatico, con porte tutte uguali, dove si creava una sorta di labirinto, il labirinto, se vogliamo, il labirinto della nostra mente, all'interno del quale ci siamo persi e immersi durante questo periodo di pausa. La musica è stata fatta in un secondo momento, quando il video ormai era finito, e quindi abbiamo deciso di creare una musica apposta per il video. Un percorso nuovo per me, uno perché è stata la mia, diciamo, la prima creazione musicale, e poi per il fatto di fare qualcosa senza musica e poi aggiungere la musica. L'unica cosa che noi non abbiamo voluto dare una chiusura precisa è stato il finale. Il finale infatti è stato lasciato un po' a libera interpretazione, per il fatto che questa è stata la mia idea e il mio pensiero del lockdown, della chiusura. Però ognuno di noi l'ha vissuto in maniere diverse, quindi abbiamo deciso di lasciarlo libero, così chi lo guarda può dargli una chiusura personale. In questo momento di difficoltà vi chiediamo gentilmente di fare delle donazioni, perché ci sono molte realtà della danza in Italia che sono in difficoltà, e grazie alle donazioni che farete potremmo consentire a queste realtà di continuare il proprio lavoro sul territorio.
Ciao, sono Nicola De Pascale, danzatore per Equilibrio Dinamico, attualmente impegnato con il progetto Microsystem, progetto nato da una idea e in collaborazione con il maestro Benedetto Boccuzzi. Il maestro ha assegnato a ognuno di noi una delle tracce musicali da lui composte. Confrontandoci con lui e scambiandoci delle idee, abbiamo messo su dei veri e piccoli propri trailer. Ascoltando la mia traccia musicale, mi sono ispirato al rumore del mare e al loro moto inarrestabile. Tra l'altro, abitando in una zona balneare, mi è stato molto semplice. È perfetto. Ciao a tutti, sono Tonia La Terza e sono una danzatrice. Ho partecipato a questo bellissimo progetto di equilibrio dinamico Microsystem. L'idea del video è nata subito dopo aver ascoltato la musica composta dal maestro Benedetto Boccuzzi, che è anche l'ideatore del progetto. Musica che mi ha portato a pensare subito all'idea di uno spazio, di un luogo chiuso, ermetico. Per questo la scelta dell'ascensore. Ho voluto dilatare il tempo che ci mette un ascensore per salire dei piani
pensando che un minuto, se analizzato per ogni secondo, può essere molto più lungo, possono succedere tante cose all'interno di questo tempo. Mi sono fatta delle domande, mi sono chiesta cosa succede quando ci troviamo soli, chiusi davanti ad uno specchio e davanti al tempo. Ed è un po' il periodo strano che abbiamo vissuto. Questo tempo ci ha toccato, ci ha cambiato, ci ha permesso di studiarci, di analizzarci, ma per forza di cose anche di distruggerci. Credo che il tempo si faccia carico della responsabilità di essere vissuto in qualche modo. E ho avuto la possibilità di condividere questo momento di creazione con Stefano Cagianelli, che è un videomaker con il quale ho condiviso anche la quarantena. È stato un progetto molto molto stimolante e sono super felice. Salve, sono Camilla Romita, attualmente danzatrice per Equilibrio Dinamico. Nella fase di lockdown abbiamo accolto con grande entusiasmo questo nuovo progetto chiamato Microsystem, che nasce dalla collaborazione tra Equilibrio Dinamico e il maestro Benedetto Boccuzzi, che sento profondamente di ringraziare perché mi ha dato l'occasione, in un momento di incertezze come quello che abbiamo vissuto, di creare qualcosa, di creare uno spazio vero e proprio, una sorta di dimensione orizzontale che potesse conciliarsi e prendere forma dal tempo, quindi da questa traccia ex novo che lui ha appositamente creato. Quindi posso dire senza alcun dubbio che la musica sia stato il vero e proprio motore dell'intero mio breve processo creativo. Infatti, proprio la dolcezza di questa musica, di questa traccia, mi ha rimandato un po' all'immagine simbolo del carillon, che a sua volta mi ha condotto ad un concetto a me caro, che è quello dell'armonia. Però, piuttosto che focalizzarmi sul concetto in sé, ho cercato di esprimere più che altro la tensione all'armonia, che credo sia la vera cifra caratteristica dell'intero iter esistenziale dell'uomo. Infatti, attraverso le interferenze della musica, che in qualche modo sembrano in maniera discreta rompere un po' la dolcezza di base della traccia, ho cercato di rappresentare in termini fisici questo desiderio innato dell'uomo di approdare verso qualcosa, verso una meta armoniosa, ma che di fatto resta una meta assolutamente utopistica, in quanto l'uomo è votato per antonomasia all'imperfezione. Ciao, sono Serena Angelini e sono danzatrice per Equilibrio Dinamico. Questa collaborazione così longeva, datata 2011, continua ad essere per me molto molto importante, proprio a livello di stimoli e di esperienze. Sicuramente mi ha aiutato molto a crescere, ma soprattutto mi ha aiutato ad entrare in molti progetti, quali Microsystem. Microsystem, quindi, si tratta di una collaborazione tra il maestro Benedetto Boccuzzi e i danzatori di Equilibrio Dinamico. Sono 7 lavori completamente diversi l'uno dall'altro, e lì dove il sacro e il profano si vanno a fondere, nasce Microsystem 4. Il mio videoclip è stato realizzato in una masseria abbandonata, nelle zone limitrofe del mio paese, e la traccia audio è stata completamente scritta dal maestro Benedetto Boccuzzi proprio appositamente per me e secondo le mie sfaccettature. Diciamo che si va a rifare un po' al tarantismo il mio videoclip, a questa sorta di sindrome culturale di tipo isterico riscontrata proprio nel sud Italia negli anni 50 del Novecento. Parliamo quindi di una tradizione popolare collegata quindi a una sorta di patologia che si riteneva essere dovuta al morso di un ragno. Dunque la mia indagine si va a volgere su impavide vibrazioni, sull'osare il crescere, sul creare ma al conoscere, attraverso paure, suoni, ma soprattutto attraverso la fede. E proprio su questa, diciamo che sono riuscita a riscontrare molti punti a favore di Nietzsche. Ricordiamo che Nietzsche pensava che Dio non avesse un'esistenza reale prima della sua uccisione, ma si pensava avesse un'esistenza quasi concettuale, un po' nella coscienza dell'uomo. Ciao a tutti, io sono Silvia Sisto e sono una danzatrice freelance. Anche io collaboro con il progetto Microsystem, ideato dal maestro Benedetto Boccuzzi. Com'è nato per me Microsystem? In realtà una mattina il maestro mi ha telefonata confidandomi che aveva il desiderio di comporre dei nuovi brani su base elettronica e aveva voglia di ispirarsi e anche interconnettersi con i corpi dei danzatori della compagnia Equilibrio Dinamico con cui avevamo in precedenza già lavorato. Così io e il maestro abbiamo deciso di legarci e di lavorare sul concetto di voglia, perché
e di desiderio, che sicuramente di cui siamo stati un po' tutti espropriati in questo periodo di pandemia, forzatamente tra l'altro. E così diciamo che è nato il nostro microsystem. Ciao a tutti, sono Salvatore Lecce e sono un danzatore di equilibrio dinamico. E insieme a Maestro Boccuzzi e Daniele Tordone sono l'autore del microsystem SIX. La traccia a me assegnata mi ha regalato l'immagine, la suggestione di colline frananti. Quindi il tema che ho voluto sviluppare è stato il tema della caducità, quindi come un corpo che prova a ergersi su se stesso non potrà altro che diventare materia, terra e nutrimento appunto per essa. Salve a tutti, io sono Beatrice Netti e attualmente sono una danzatrice per Equilibrio Dinamico. Ho partecipato con tanto entusiasmo al progetto Microsystem nato da un'idea del maestro Benedetto Boccuzzi in collaborazione appunto con Equilibrio Dinamico. Io ho realizzato il Microsystem numero 7 lasciandomi tanto suggestionare dalla musica. La traccia che mi è stata assegnata aveva un tappeto sonoro molto energico, a tratti quasi esplosivo. E in un periodo di pieno lockdown ho pensato fosse davvero un bel modo per incanalare tutte le energie, le riflessioni, le sensazioni che questo periodo di pausa forzata ha causato. Come luogo ho scelto un casolare abbandonato. Sono rimasta molto affascinata da queste grandi finestre simmetriche e dal gioco di contrasti di luce che si creavano tra l'interno e l'esterno del luogo. Mi è sembrato perfetto per esprimermi, come anche una frase di una lettura di un libro letto durante la quarantena: un confine eretto come un muro a precipizio sul niente. Ecco, questa frase mi ha davvero condotta e inizialmente ho giocato con l'idea di chiusura, di blocco, verso un processo di liberazione, verso quel niente di cui parlava la scrittrice, che fondamentalmente potrebbe anche essere tutto. Mi sono tanto affidata anche all'ascolto della musica, perché creava in me un mix di emozioni, di sensazioni, di idee, veloce, inarrestabile, un po' come il vento, che poi è diventato l'elemento comune di tutto il video. Microsystem nasce dalla collaborazione tra Equilibrio Dinamico e il maestro Benedetto Boccuzzi. Il maestro Boccuzzi ha creato degli spazi sonori esclusivi per i nostri danzatori. Per me, come direttrice, è stato molto importante in questo periodo di lockdown dare la possibilità ai miei danzatori di esprimersi e quindi di ricercare nelle loro stanze intime un passaggio sonoro. Il mio intento con questi microsystems è quello di investigare spazi sonori molto diversi fra loro, comprimendoli in una manciata di secondi. Uno spazio ridotto dove tutto accade all'istante e poi collassa. L'idea è quella di accedere attraverso una lente di ingrandimento ad un microcosmo che contiene il tutto, o di scattare un'istantanea ad un processo in continua evoluzione. Thank you.
Oh.